Lo studio della lingua italiana e la sua diffusione nel mondo saranno al centro dei festeggiamenti per il centenario dell'Università per Stranieri di Siena. La prestigiosa istituzione nacque infatti nel 1917, ma già nel 1588 nella città del Palio era stata istituita la prima cattedra di italiano destinata a studenti tedeschi. Una tradizione che arriva da lontano e sarà celebrata con un anno di eventi, tra cui quattro giorni di convegno internazionale a novembre, a cui è atteso anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il programma è molto ricco perché prevede grandi iniziative organizzate dal Comitato per le celebrazioni e in particolare un Festival della Lingua che si svolgerà ad aprile a Siena e un grande convegno scientifico sull'insegnamento dell'italiano, la diffusione dell'italiano che si svolgerà a novembre. Eh, per noi infatti è un... la ragione di festeggiare è molto forte, sia perché ci piace essere nati in un anno di guerra ma per diffondere tematiche di pace, sia perché ci piace il fatto che siamo in questo momento una università che costruisce ponti ponti tra le lingue, ponti tra le culture in un mondo che invece sembra sempre di più specializzarsi nella costruzione di muri e di ostacoli al contatto tra popoli e culture. L'Università per Stranieri di Siena è una centenaria che gode di ottima salute, accoglie 8.000 studenti da tutto il mondo, di 110 nazionalità diverse. I più numerosi sono i cinesi, seguiti da Argentina, Brasile e Giappone, ma crescono anche le presenze dall'Africa e dall'Est Europa e dal 2010 ad oggi gli iscritti ai corsi di laurea sono quasi triplicati. Quanto è importante celebrare i 100 anni di quest'Ateneo? È importantissimo anche per cominciare a costruire una politica della lingua e delle lingue più organica in Italia. Purtroppo è mancata per, per lunghi anni, dopo, dopo l'unità d'Italia, ed è necessario invece riflettere sia sull'importanza della promozione e della diffusione della nostra lingua nel mondo, ma anche del rispetto, della promozione e della diffusione delle lingue in Italia, lingue straniere, ma anche lingue delle comunità immigrate.